Se ti piacciono i temi che affronto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica ogni volta che esce un video. E per fortuna in queste occasioni non si fa l'antidoping, perché verrei squalificato immediatamente. Nel senso che per fare la conferenza sono 3 giorni che mi riempio di benzodiazepine e antinfiammatori. Forse avrei dovuto chiamare questo video Omega Click distrugge Mauro Biglino in 10 minuti, ma dopo le persone dicono che sono troppo arrogante. Quindi, Mauro Biglino, storico dell'Antico Testamento, supereroe italiano che a detta di tutti ha dato il via alla comprensione sulle origini extraterrestri, traducendo dall'ebraico antico i testi sacri. Oggi farò un video che forse odierete, perché mostra una realtà diversa da quella che conoscete. Tutti ufologi su YouTube e tutti studiosi di paleoastronautica su internet, ma se leggeste un qualsiasi libro serio sul fenomeno, verreste a conoscenza del fatto che i primi collegamenti con gli extraterrestri nella Bibbia, o nei Vimana, o in qualsiasi altro testo antico, non se li ha inventati il nostro Mauro nazionale, ma bensì gente come Matthijs de Grest, che portò all'attenzione di tutti nel 1960 per la prima volta la paleoastronautica, o lo stesso Zaitsev, che nel 1961 ipotizzò lui stesso, studiando la Bibbia, che c'era l'ipotesi che Gesù Cristo fosse una qualche sorta di contattato o addirittura un ibrido. Oltretutto Biglino dice che la parola Malachim, che nei testi sacri esiste per descrivere esseri spirituali, non descrive esseri spirituali ma entità in carne ed ossa, che lui reputa alieni. Ecco, la parola in ebraico antico veniva usata sia per riferirsi ad esseri spirituali, ma anche per riferirsi a gruppi di persone, un po' come pesca e pesca. Niente di strano, quindi. Ma non siamo qui per screditare il lavoro di Mauro Biglino, che molto spesso anch'io personalmente ho trovato illuminante, poiché nessuno può dire che non si tratta di una persona intelligente. Ma siamo qui perché volevo portare la vostra attenzione sul pregio più importante che secondo me un ricercatore in vista come può essere lui dovrebbe avere, ovvero l'ispirare fiducia. A primo acchito lo fa, ma cosa sappiamo su di lui veramente? Ho letto commenti del tipo: è un grande uomo, è un genio, è un salvatore. Allora, non è un salvatore, ma bensì un ex criminale condannato per truffa e appropriazione indebita ai danni di poveri contadini che affidarono a lui i suoi risparmi, prendendolo pesantemente nel c***o. Voglio sottolineare che non sono il tipo a cui piace screditare le persone o attaccare dei ricercatori, ma questa volta va fatto. Questo è un articolo torinese che parla del crack Bersani, in cui erano implicati Procopio, Bersano, che era l'ideatore, e Mauro Biglino, che svolgeva proprio il compito sociale nell'abbindolare dei poveracci per farsi dare denaro, promettendo finti investimenti con finti interessi prolifici che non sono mai arrivati. Addirittura, chi decise di disinvestire non vide più una lira e lui si accaparrò una somma di 1.463.000.000 di lire, all'incirca 700.000 euro. Ma leggiamoci un po' l'articolo. Madama, c'ha stega, tranquilla. Mauro Biglino si rivolgeva in dialetto ai contadini, operai, pensionati, a piccoli commercianti della Valsusa. Li martellava dai microfoni di una radio locale. I vostri soldi era l'accattivante argomento della sua rubrica di consigli finanziari. I vostri, lo sottolineava continuamente per rassicurare i più diffidenti, e quando un collaboratore o anche un truffato che non sapeva ancora di essere stato truffato gli indicava un possibile buon cliente, Biglino saliva in auto, nei paesini e nelle frazioni, e si presentava nelle case come uno di famiglia. C'è stata gente fra Chiomonte e Coazze, negli anni scorsi, che gli apriva la porta con il sorriso più largo. Lo ripetono quelle stesse persone, ma a denti stretti, abbassando lo sguardo. Ci sapeva fare l'ex broker di Euroguest, usiamo il passato solo perché non siamo aggiornati sugli eventuali sviluppi della sua carriera da persuasore a settimo in campo pubblicitario. Nell'ambito della catena finanziaria di Sant'Antonio, ideata da Aldo Bersano, quel giovanotto con bisnonni, nonni e genitori tutti originari di Avigliana aveva cominciato dallo sfruttamento delle radici. Sono uno di voi, suggeriva il suo ammiccante dialetto, e a tanti montanari pareva fosse proprio così. Affidandogli i loro risparmi, gli hanno consentito di intascare dalla fine del 1984 all'inizio del 1988 1.463.000.000 di provvigioni. Il comitato creditori ha ricostruito la dimensione della truffa senza poter risalire all'ultima lira, perché c'è stato chi ha preferito tacere e riempito tabulati che sembrano dolorosi rosari. Un danno enorme per centinaia di famiglie della zona, solo fra Coazze e Giaveno, la rete di agenti della società fiduciaria della banda Bersano, con Biglino alla testa di amici e parenti, ha raccolto 13-14 miliardi, mal contati, avverte l'infaticabile amministratrice del comitato Giuliana Falchero. Io vi lascio il link del sito dell'archivio ufficiale della stampa,
In descrizione e nella barra delle ricerche, se scrivete Mauro Biglino, vi verrà fuori questo articolo e altri articoli che si interessano al crack berzano, con Mauro Biglino sempre presente all'interno della truffa, in modo che potete andarvi a leggere tutto l'articolo per intero. Questo è un altro articolo che risale ad un anno prima, al 28 maggio del 1990, della cronaca di Torino, proprio la città di nascita del nostro eroe. E si legge: tralasciando Berzano, vale la pena puntare i riflettori sugli aiutanti. Poi vi leggo sempre la parte evidenziata: Mauro Biglino, futuro presidente dell'All Leasing, da cui avrebbe incassato 1.463 milioni di lire di provvigioni, e quindi anche lui tra gli attuali 22 inquisiti con l'accusa di bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita e violazione della normativa Consob. Questa è la prova che un processo c'è stato e che Mauro Biglino, sì, proprio lui, l'ufologo che seguite, è stato condannato. Comunque, nessuno sapeva di queste cose, in rete non gira assolutamente niente, a parte uno scritto di circa 60 pagine che sono riuscito a reperire in PDF, che si chiama In Biglinum, redatto da Omar Di Benedetto e Gio Fallisi, che sono due scrittori. Passando alla pagina 5 c'è una dedica che mi ha colpito molto e che recita: questo scritto è dedicato alla memoria dei suicidi e morti di crepacuore a seguito dell'infame crack Berzano Biglino Procopio. E già da qui si evince qualche tonnellata di viscidume. Ma andiamo avanti, passiamo alla pagina 9, che recita: vista l'assenza di notizie in merito all'interno del suo sito, nonché dell'apposita voce di Wikipedia, era normale che i sottoscritti, ma anche altri, facessero qualche ricerca, per esempio nell'archivio online della Stampa, essendo questo giornale il quotidiano della sua città di nascita. Vi ricordo che il link di accesso all'archivio della Stampa ve lo lascio in descrizione. Nella barra delle ricerche scrivete Mauro Biglino. Quel che ne è venuto fuori ha gettato su costui una luce impietosa e sinistra. Inaspettata, ma utile a chiarire anche il suo modus operandi attuale di esociurmatore, e in effetti la verità può essere più crudele della caricatura. Poi ancora molto carino il cartello con su scritto: Biglino, Berzano e Procopio, spiegateci come siete riusciti a far sparire 150 miliardi. Tre decenni sono un lungo periodo in cui tanti muoiono, chi suicida, chi di crepacuore, chi di malattia, chi di semplice vecchiaia. E così i testimoni svaniscono, i ricordi si fanno sempre più fievoli, l'oblio, il silenzio stende il suo velario su ogni cosa. Ma nei primi anni 90 del secolo scorso tutta Torino parlò di quello scandalo spregevole. Niente di simile e di tale gravità era mai successo in Piemonte. Una banda di infami truffatori, promettendo guadagni inesistenti, aveva risucchiato i risparmi di centinaia di contadini, di montanari, di valligiani, di ambulanti, di operai, di piccoli commercianti, di pensionati, di vecchi. I tre principali delinquenti si chiamavano Aldo Berzano, finanziere e ideatore delle operazioni, Roberto Procopio e Mauro Biglino, agenti ed esecutori diretti, in particolare proprio quest'ultimo, della circonvenzione delle vittime, del malloppo esorto, circa 1 miliardo e 800 milioni dell'epoca. Non una lira venne dal trio criminale restituita ai truffati. Forniamo qui di seguito in ordine cronologico una raccolta di articoli che la Stampa dedicò al crack di qui sopra e che tra l'altro spiegano e documentano in modo inequivocabile il ruolo del caporete, persuasore e investitore Biglino. Vi lascio il link in descrizione di tutto questo fascicolo in modo che potete vedere con i vostri occhi e leggerlo molto attentamente con calma, visto che si tratta di una sessantina di pagine. È interessante poiché all'interno del fascicolo sono racchiusi anche altri articoli di giornali che raccontano insomma una storia. È venuto fuori che si sono comprati anche un castello, in poche parole, con i soldi dei contadini. Fate voi. Ora Pietro sa che sono circa 2 anni che io sto lavorando ad un progetto che mi è stato, insomma, che arriva dall'estero. Per il momento non posso ancora dire tanto di più. Entro fino aprile, perché è un progetto molto complesso che riguarda tutto il pianeta Terra, che è un progetto che ha il compito di finanziare ricerche ed esperimenti. Ora mi raccomando, quando chiederai ai suoi fans i fondi per finanziare queste ipotetiche ricerche ed esperimenti che serviranno a tutto il pianeta, prestateli tutti quanti i soldi, così finite come i contadini torinesi del 1987. Adieu.